questo fa parte del viaggio. Grazie per questa acqua minerale che proviene addirittura dalle Gran Sassi. Adesso andiamo a vedere il museo. Pronti? Abbiamo lasciato l'area sosta e ci stiamo dirigendo al Museo Nazionale d'Abruzzo. Pochi minuti, 5 minuti e riparcheggiamo lì. Dovrebbe esserci un parcheggio proprio del museo, quindi dovremo stare tranquilli. Un ex camperista, leggermente pentito, ma leggermente un pizzico. Non lo dica a mia moglie, se non mi ammazza. Mi ammazza anche per altri motivi, per il camper ancora di più. È stato un piacere conoscerti. Buon lavoro. Un piacere mio. E andiamo a visitare il museo. E in bocca al lupo per tutto. Ciao. Ciao. Siamo entrati al museo e le prime cose che vediamo sono i doni che facevano agli dei. Ad esempio, bronzetti votivi raffiguranti Ercole in assalto. Queste? Sono tutti ornamenti femminili, cinture, collane. Quella è una cintura, sì. Probabilmente. Sì, anche quella è la fibbia di una cintura. Questa era la fibbia di una cintura. Appartenenti tra il 400 e il 1916 avanti Cristo. Un po' di tempo fa, eh? Siamo nella stazione delle Alpi, ragazzi. Questa è una spada corta. Ecco qui ragazzi, una spada nuova nuova di 3200 anni. 3004. Questo era esposto in una chiesa probabilmente prima del terremoto, è caduto, infatti, e si è spaccato gli arti, lo schiacciamento del naso, l'hanno restaurato e messo nel museo. Appartiene al 1300. Sculture del 1300, Santa Balbina. Comunque stiamo guardando tutte dipinti o sculture del 1300. XV secolo, anche questa scultura in legno, che bello. Vedete, ogni scultura e ogni dipinto ormai ha la sua base antisismica. C'è anche il castello del 500 che ho filmato con drone stamattina. Questo non so a che età appartenga, ma è identico, perfetto. Tutti provenienti dalle varie basiliche, dalle varie chiese della zona. Bel museo, bellissimo, un po' di arte, un po' di storia. E adesso mezzogiorno e 46, pranziamo, rimaniamo parcheggiati qui. Non ci dice niente nessuno. Quattro del pomeriggio e adesso andiamo a vedere le 99 cannelle. Ci siamo riposati come ogni pomeriggio, non come tutti, ma spesso ormai succede, e sta piovendo all'Aquila e voglio uscire sotto la pioggia e passeggiare sotto l'acqua senza ombrello da qui alle fontane. Ce l'ho proprio come desiderio, speriamo che si metta a piovere ancora più forte perché non durerà molto. Siamo pronti? Così, senza ombrello sotto l'acqua. Io Dado, ho già i pantaloni. L'hai mai fatto di passeggiare sotto l'acqua volontariamente? Non lo so, volontariamente no, però ho già i pantaloni idrorepellenti preparati. Ah, che bello, sotto l'acqua, che desiderio io avevo. Abbiamo così tanta paura di bagnarci ogni volta, ci sono 30 gradi. Adesso devo solo scoprire da dove si passa. Da questo cancello, perché è probabile, perché ho visto passare delle persone da qui. Dado,
Non vieni sotto all'acqua. Sta facendo molto caldo anche all'Aquila, anche qui in Abruzzo, nonostante non siamo a livello del mare, però siamo già arrivati alle 99 cannelle, proprio dietro il museo. Ho scoperto perché corro veloce in macchina quando mi prende. Sì, infatti. Qui ancora case messe in sicurezza e siamo arrivati nello spettacolo delle 99 cannelle. Wow, ragazzi. Wow, adesso sì che sta piovendo, No. Adesso sì. Adesso sì che sta piovendo per bene. Guardate che bello, 99 bocche dalle quali esce l'acqua. Sotto un diluvio. Adesso sì che mi sto facendo una bella doccia, è arrivata anche Dado. Non è normale rimanere sotto, dà fastidio, vero? Perché non si è abituato. Che ci hanno insegnato che bisogna stare con l'ombrello, eh? E invece si può stare sotto là. Sembra un gatto bagnato. Un gatto spelacchiato e inzuppato. Chissà tutti questi, il viso di tutte queste cannelle, se raffigurava anche qualcuno in particolare, io non ho letto nulla, però sono tutti diversi, tra animali ed esseri umani. E anche l'Aquila visitata, 2 giorni per visitare l'Aquila e un pomeriggio per visitare Atene. È così, siamo così. Adesso iniziamo ad avvicinarci a Roma perché Dado deve visitarla. Come ho già detto, ha visitato diverse capitali europee e Roma no, quindi gliela facciamo visitare. Stiamo entrando a Rio Freddo, gemellata con una città greca, Domokos. 3 minuti al parcheggio e un piccolo borgo anche questo di montagna. Abbiamo trovato un parcheggio qua per dormire stanotte e poi domani andiamo a Roma. Siamo qua nel nostro tavolo con Dado e Rita. Una frittata con un buon bicchiere di vino, con una caprese, con tutti questi buoni cibi preparati da Rita. E buona cena. Buongiorno a tutti, amici. Ci troviamo tra l'Aquila e Roma, non so neanche dove, in un parcheggio in mezzo alla strada. Siamo usciti dall'autostrada e siamo finiti in un paesetto, si chiama Rio Freddo forse. Abbiamo dormito benissimo e siamo in mezzo alle campagne o montagne, perché forse siamo sui 700 metri sempre, credo. Abbiamo dormito benissimo anche come temperature, ci sono 17 gradi, adesso sono le 7.30 del mattino. Sto preparando le colazioni come sempre, poi lavorerò 2 orette e andiamo a Roma. Uova di Dado pronte. E anche Dado pronto. Pronto anche Dado, buongiorno. Buongiorno padrino. Eravamo abituati al mare, ma ci abituiamo presto anche alla montagna. È bello anche qua. Oggi abbiamo i cracker perché è finito qua. Non abbiamo sentito passare neanche una macchina stanotte. Abbiamo dormito benissimo. Siamo a forse 1 oretta dal parcheggio di Roma, dal centro di Roma. Sentite il silenzio, Sembrava un fermo immagine, e invece davvero non si muove, non si sente una mosca a volare. Beh, mi mangio le mie uova e mi metto un po' a lavoro. Quando sarà pronta Rita a partire.
Oggi è crackers, ieri ci siamo dimenticati di comprare il pane. Non succede, anche perché ne abbiamo sempre in freezer, ma stavolta no. E allora crackers. Quando ci assentiamo un attimo e non ci vedete per qualche minuto, è perché stiamo lavorando, eh. Io sto sbattendo i tappeti, appena passato l'aspirapolvere, Rita ha fatto i piatti, sta pulendo il bagno. Adesso passa anche uno straccio per terra, stiamo riordinando tutto e partiamo. E dove sarebbe? Più giù? Devi andare al paese. Ah. Devi andare al paese da Villa Celeste e basta. Comodo da questa. Mo' finisci dentro tu. Dentro, devi fare il bagnetto. Siamo strapronti, 55 minuti e siamo in un'area a sosta o in un parcheggio a pagamento a Roma. Per lasciare il camper al sicuro, ma ormai lo sapete. Anche Rita è mezzo pronta. O sei pronta proprio? Sei proprio pronta. C'è e qui abbiamo... Wow! Wow! Che bello che sei! Sembri... Mi si vedono gli Panda occhi? Panda Osiris. Mi si vedono gli occhi? No. Chi era Panda Osiris? Chi era? Panda Osiris. Io non lo so chi. Bene, si parte ragazzi. Ammortizzatori gonfiati. Guardate le coincidenze. Rio Freddo, città d'arte, gemellata con Domokos. Questa cittadina era bellina anche da far vedere dall'alto. Sono sempre... un po' storiche, un po' antiche. Non sarebbe stata male una dronata, ma adesso dentro la nostra testa c'è solo Roma e basta, si va a Roma. Mantieni la sinistra per continuare su 24. 15 minuti e siamo al parcheggio, siamo già molto vicini al centro di Roma. Siamo arrivati a Roma, ragazzi. Si vede? Credo che dopo 3-4 giorni in una città del genere vorremmo stare un mese tra spiagge, montagne, isolate. Siamo arrivati nel campeggio o nell'area sosta, chiamatela come volete. Sì, ma camping shop, reception. E adesso facciamo due notti, pago per due notti, poi si vedrà. 10. Compiuti? Sì. Allora vai da 6 soggiorni. Il 3 di giugno. Sei vecchio. Sei già vecchio. C'hai già debiti e devi pagare sino alla morte. Dato. Abituati. Questo è un buon auspicio. Abituati che devi pagare. Pagina rossa, puoi scendere a Piazza di Spagna, camminare un pezzettino. Pagato due notti, 31 a notte e 25 più 2, 4, 6 di tassa di soggiorno, quindi 31. Due notti va più che bene, due giorni per visitare Roma, le cose principali. Usciamo oggi. E usciamo domani tutto il giorno, io direi che va bene. E lunedì mattina via. E prenderemo poi la nave per la Sardegna, adesso facciamo anche i biglietti per andare in Sardegna. E faremo una quindicina di giorni in giro per la Sardegna, presumo, questi sono sempre racconti, poi noi cambiamo tutto. E poi niente, si andrà dai nonni, si inizierà a fare lavori al camper, a fare commissioni, a fare tante cose. Ma adesso andiamo a parcheggiarci, che è quasi l'una. C24, vediamo, C11, C7. Ci sono tutte le C e non troviamo il 24. Siamo arrivati al 21, 22. E dov'è 24? Ci siamo parcheggiati nella piazzola C24. E adesso andiamo a comprare il pane con Dado. E bastoncini di pesce perché ci siamo stancati di mangiare carne. Prendiamo un po' di salmone, un po' di spigole e anche forse queste calamaretti. Totani, come si possono chiamare? Totanetti. E così mangiamo pesce qualche giorno perché stiamo mangiando sempre carne. Troppo, non va bene. Dovevamo comprare tre cose, abbiamo già metà carrello. Poi dobbiamo tornare a piedi, vabbè, ma ci serviva. Adesso prendiamo un po' di salumi e rientriamo. Ci sei tu? Sì.
e la porchetta. Non so cosa scegliere io, eh. Sai che scelgo la porchetta? No, no. Dovevi comprare solo i bastoncini di pesce, non li hai comprati, hai comprato tutt'altro. Non fa fidarsi di te, eh. Abbiamo finito di fare la spesa, siamo venuti per comprare tre cose. Come sempre abbiamo comprato due bustoni e adesso torniamo in camper. Arrivo, non hai aspettato. Manco il verde hai aspettato. Se non lo aspetti cosa schiaccio a fare? Cioè, però veramente ragazzi, dovevamo comprare tre cose, tre in numero. Bastoncini, pane e aceto. Guardate come siamo tornati. Siamo al camping! Se guarderete ancora il video scoprirete la reazione di mamma. Mamma, hai visto? Che bravi, che bravi! Mozzarellona di bufala da mezzo chilo, ci siamo comprati con Dado. Dado ormai è nella sua postazione privilegiata. Quindi ci mangiamo un piatto di pasta, poi un po' di prosciutto, una mozzarella, va bene? Va bene. Va benissimo. Buon appetito. Buona. Buon appetito. Buona, buona. 4:15 e ci stiamo preparando Rita in doccia. Dado ormai è un artista, sta dipingendo. Poi ci facciamo la doccia io e Davide verso le 5. Spero che riusciremo ad essere fuori. Andiamo a visitare Roma per il primo giorno. Io e Rita ci siamo stati diverse volte, Davide mai, quindi sarà tutto nuovo. E potrà vedere il Colosseo, una delle 7 meraviglie del mondo. 5:30, siamo pronti, andiamo a visitare Roma. A visitare Roma. Ho comprato 6 biglietti e durano un'ora da quando si timbra il primo, e una volta invece che si prende una metro poi non vale più, quindi si può prendere bus, tram e metro. Dovrebbe essere la stazione qui a sinistra all'uscita dell'area sosta e poi vediamo. Prendiamo il 558 che ci porterà a Cinecittà, da lì prendiamo la metropolitana. Buonasera, anche voi qui. Anche noi qui. Ma cosa ci fate? Vabbè, no, è che Roma è sempre Roma e tutte le strade portano qui. Eh sì, dovevamo andare là, a posti così, ci siamo persi, abbiamo seguito sta strada e siamo arrivati qui. È normale. Oh, va bene, buon viaggio allora. E ci sta accompagnando al centro di Roma perché anche lei stava facendo lo stesso percorso e allora l'abbiamo conosciuta e ci accompagna. Erika è del Perù. Del Perù, e quindi stava parlando anche in spagnolo con Davide. Grazie Erika. Seconda metro che ci porta al Colosseo. Sei pronto Dado a vedere il Colosseo? No! Una delle 7 meraviglie del mondo, Dado! Tutti i film che hai visto sui gladiatori, sempre qui sono stati girati. O comunque ispirati.
Davide però è più attratto dal Golden Retriever che dal Colosseo. Cari amici del canale, finalmente la capitale d'Italia, Roma e il Colosseo. Adesso ve lo facciamo vedere un po' da lontano per vederlo tutto nel suo splendore. 2000 anni fa sono riusciti a costruire questa meraviglia. Comunque qualcuno in un commento mi aveva scritto: e perché nel resto d'Italia o nel resto d'Europa l'acqua te la danno gratis? Sì, di fronte al Colosseo te la danno gratis. Ci sono due punti, uno da questa parte, lo vedete, e uno dall'altra parte dove vai con la tua bottiglietta e ti riempi l'acqua gratis, di fronte al Colosseo. Ero stato rimproverato perché avevo detto che volevano 4,50 euro una bottiglietta da mezzo litro di fronte all'Acropoli di Atene. E invece era stato davvero un furtarello. Avete appena visto l'Arco di Costantino con il Colosseo sullo sfondo. '97 d.C. il foro di Nerva, guardate come doveva essere bello all'epoca e chiaramente cosa è rimasto. Ave Cesare. Le rovine e i resti del foro di Traiano. Roma è un museo a cielo aperto. Giri a destra, ti giri a sinistra, guardi avanti, guardi indietro e ci sono resti e rovine di una civiltà storica e di un impero grandioso, l'impero più grande della storia delle conquiste probabilmente, no? Chissà, avevano conquistato mezzo mondo. E questa è la colonna traiana, eretta dopo le campagne del Cento, per conquistare dove hanno conquistato l'attuale Romania, all'epoca Dacia. E qua infatti nella colonna si trovano tutte le immagini della guerra, le fasi della guerra e la vittoria. Ve la faccio vedere da vicino. L'altare della patria davanti a noi. Un monumento stupendo, si può visitare ed è anche gratuito entrare, però probabilmente bisogna prenotare. Piccola sosta aperitivo, un po' di sushi, la birra, Rita un crudino. Le ho dato acqua. Ho appena sentito un mio caro amico sardo che vive a Roma da diversi anni, domani ci dobbiamo incontrare dalla mattina, ha uno scooterone, noi abbiamo l'altro e quindi gireremo in quattro e ci porterà a visitare Roma per bene, lui ci vive da tanti anni quindi la conosce bene. E trascorreremo una bella giornata insieme, si chiama Tiziano. E questa è la colonna di Marco Aurelio, sempre per ricordare le battaglie vinte, le conquiste fatte. Tutte le colonne infatti sono scolpite, hanno tutti gli atti delle varie battaglie raffigurati. Alta 30 metri, 42 se si conta la base. E adesso ci troviamo, ragazzi, a Piazza del Popolo. Grande piazza dove si trova l'obelisco più antico di Roma. E si trova anche la porta nord della città.
il più antico, il primo portato a Roma dall'Egitto. Dal 1890, ce l'ha due giorni, caffè trombetta. Anche oggi pizza. Vivendo a pizze, campando a pizze. Mai mangiato così tante pizze in vita mia? Mai. Rita è felice però. Sei felice? Sì. Pizza. Va bene. Bell'aspetto la pizza, vero? Buon appetito. Buon appetito. Sembra molto delicata, fine, quindi sembra buona, adesso l'assaggiamo. Tre pizze, una margherita, una capricciosa e una rucola e grana e prosciutto, e 39 euro. Tre pizze e due birre, va benissimo. Pizza buona, un quarto d'ora, arrivata immediatamente, mangiata, bevuto una birretta e subito a passeggio. Voglio passeggiare per Roma di notte, che è meravigliosa, non ho voglia di stare seduto in un ristorante. E per fortuna ci hanno servito proprio pochi minuti. Adesso andiamo a visitare il Pantheon, che è uno dei monumenti più belli di Roma. Ci troviamo a Piazza del Parlamento. Roma è davvero così, ogni via, ogni piazza è un museo a cielo aperto, è tutto meraviglioso. Comunque siamo quasi al Pantheon. Ecco ragazzi che meraviglia, siamo di fronte al Pantheon, un altro mausoleo e una piazza con tutti i ristoranti, bellissimo. Quando ti metti proprio sotto capisci quanto è imponente la magnificenza di queste opere. Blocchi e colonne di marmo incredibili, guardate che grandi, il tempo come le ha segnate, come. Dopo il Pantheon, adesso vi facciamo vedere la Fontana di Trevi. Credo sia una delle fontane, o la fontana più famosa del mondo. Eccola qua la Fontana di Trevi, ragazzi, quanta è bella! E quanta gente c'è ad ammirarla!